quando facciamo il programma della settimana, solitamente con Paolo ci organizziamo perché parli un giocatore, però questa volta ho voluto parlare io perché credo ci siano delle cose che bisogna un attimo mettere a posto, nel senso che io l'altro giorno quando sono andato davanti alla squadra dopo la partita mi guardavano tutti con una "adesso cosa ci dice il mister?". Io credo che bisogna solo fare i complimenti a questi ragazzi, perché noi non dobbiamo dimenticare la prima giornata cosa dicevano di noi. Nessuno ci considerava, nessuno parlava di un Livorno, anzi, gli addetti ai lavori e tutti quanti ci davano come nona, decima del campionato. E quindi poi si è avuto oggi, credo, la sfortuna di vincere 4 partite di fila e ha fatto perdere un po' quello che è il nostro equilibrio, o perdere quelle che sono le nostre obiettivi, che sono stati stabiliti col presidente a inizio di stagione, di creare una squadra giovane che potesse dar fastidio a quelle 8, detta da voi, non mai da me, per il campionato. Siamo partiti molto bene, abbiamo fatto 4 vittorie, mi è stato chiesto, e Paolo lo può confermare, tante esclusive di interviste, ma non le ho volute fare perché a me quello che interessa era esclusivamente lavorare. So perfettamente che il campionato di B è un campionato molto lungo, per cui potevano arrivare le insidie. È chiaro che sentire il presidente che si arrabbia, che io lo conosco da 25 anni, assolutamente ci sta, e so che lo fa anche sempre pubblicamente, e non mi crea assolutamente un problema e non mi sposta l'attenzione di una virgola. Però bisogna rendersi conto che noi siamo la terza squadra più giovane del campionato, siamo, dati alla mano, ho fatto fare tutte le statistiche ieri, la squadra che recupera la palla più alta, la squadra che da dietro gioca al calcio come nessun'altra, che prova a giocare al baricentro più alto della conquista, abbiamo la peggior percentuale nei gol realizzati, cioè noi su 100% 60% ci fanno gol, ed è una cosa che va assolutamente a posto, va assolutamente messa a posto. Anche a me, quando si parla o si dice voglio vincere, è il mio sogno, è il mio grandissimo sogno vincere a Livorno, ma però ho a che fare con una squadra di giovani a cui non voglio mettere pressione, a cui voglio lasciare lavorare, a cui stanno facendo grandissime cose. Abbiamo vinto le prime 4 partite, abbiamo perso con lo Spezia, che ci hanno cacciato in porta 2 volte, abbiamo perso a Cesena, abbiamo perso su una rimessa laterale, con l'Avellino abbiamo fatto una buonissima partita, credo 16-4 tiri nello specchio. A Cesena mi è stato detto non doveva giocare Kukoč, doveva giocare Gasbarro. Qua mi è stato detto perché ha giocato Gasbarro, doveva giocare Kukoč. Io cerco di fare solo l'interesse del Livorno, non mi interessa né il mio interesse personale e di nessun altro genere. Credo che abbiamo una squadra giovane, ma brava, che può dar fastidio a tutti. Poi siccome non mi piace trovare scuse da nessuna parte, voglio sfidare Cagliari, Bari, Pescara, Spezia, Perugia, Cesena a perdere. Maniero, Sansone, De Luca, Cattellani, Calaiò, tutti e 3 attaccanti davanti in una volta, e a cercare di proporre quello che è la squadra costruita, portando palla davanti e cercando la velocità con i 3 davanti. Questi mi sono venuti a mancare, e chiaramente abbiamo altri giocatori con caratteristiche diverse, ma quello che a me rende orgoglioso di questa squadra è che è sempre andato con grande coraggio a giocare a calcio, e squadre più attrezzate di noi, dove i giocatori guadagnano 3 volte quello che guadagnano i miei, sono venuti qua a mettere palla a lungo. Per cui io penso che questo momento va analizzato con grande freddezza, senza farci prendere dallo stress, dal pensare che allora ne abbiamo vinte 4 e dobbiamo vincere tutti. Tutti sappiamo benissimo quanto è difficile il campionato di Serie B. Noi siamo a 3 punti dal Cagliari, siamo a 1 punto dal secondo posto, e credo che questa squadra abbia fatto delle cose egregie. Ricordate che i giovani, se si voleva fare un discorso diverso, un discorso della parola vincere, magari, non è detto che poi con questa squadra non ci si riesca. Allora compravo tutti i 30enni, mettevo in campo grande esperienza, un'occasione, un gol e vincevamo la partita. Abbiamo scelto di giocare a calcio, e questo è stato il giorno che io mi sono trovato a Genova col presidente, e questo stiamo cercando di fare. I risultati sono dalla parte nostra, non nelle ultime 3, ma come risultati, non come prestazioni. Forse Cesena un po' meno brillante, ma non è che Cesena avesse. Per cui io sono soddisfatto, felice di quello che sta facendo la mia squadra. Ho una voglia matta di poter vincere con il Livorno, ma una voglia che voi non avete neanche idea, un'ossessione che ho di Livorno. Talmente ho rispetto del mio presidente, che mi ha dato questa grande chance, della piazza che mi ha sempre rispettato, e quindi volevo solo precisare che questo è un momento dove dobbiamo stare belli uniti tutti, seri, lavorare, non mettere pressione a questi ragazzi giovani, che sono molto giovani, e ci sono 6-7 ragazzi che hanno appena messo il naso fuori di casa. Abbiamo 5-6 giocatori nelle Under 21 ed è un grande orgoglio per il Livorno. Siamo lì in mezzo alla lotta. Forse se mettevamo
una vittoria, un pareggio, una sconfitta, due vittorie, pareggio, il mondo sarebbe stato diverso. Noi dobbiamo pensare alla crescita di questa squadra, perché mi avete insegnato voi da quando sono qui che i conti si fanno a marzo. Non posso che continuare a lavorare ancora di più, perché ci sono degli aspetti negativi, che prendiamo gol in un modo molto negativo, e da ex difensore, adesso allenatore, mi fanno impazzire queste cose qui, perché mi sveglio la notte per andare in bagno e penso a queste cose qui, non mi addormento più, e quindi ho, come posso dire, una voglia di, insieme ai miei ragazzi, di fare qualcosa di bello, di grandioso, ma però deve passare attraverso un equilibrio. Se non si ha equilibrio, se non si ha un qualcosa di quello che eravamo noi un mese e mezzo fa, e si perde perché si è fatto 4 vittorie. L'idea di dire andiamo a vincere il campionato, ci sono 7-8 squadre, basta prendere Storari, che è il portiere del Cagliari, che guadagna più di tutti i giocatori che abbiamo preso quest'anno noi. Per cui tutti tranquilli, lavoriamo, se non si vuole tranquilli, poi se uno non è contento di Panucci, prendelo, caccia via, non è assolutamente un problema. Però bisogna avere equilibrio, io devo tenere la squadra, isolarla, farla stare tranquillo, perché noi siamo là e a detta di tutti eravamo la nona squadra più accreditata a vincere il campionato. Detta da voi, non voglio trovare scuse, abbiamo una squadra importante se ci siamo tutti, voglio vedere se al Barcellona gli manca Suarez, Messi e Neymar, cosa succede, se lui sei lì che dorme come mezzanotte. Io spero di recuperare più presto questi giocatori per creare il gruppo, sono 9 dei 14 gol che abbiamo fatti, ne ho altri con altre caratteristiche, questa non è una scusa, è un dato di fatto. Io sono convinto che quando recupereremo tutti i giocatori torneremo a essere quella squadra importante che può far bene in campionato, però ecco, ci tenevo a dire che io sono molto felice di quello che stanno facendo i ragazzi, un gruppo che mi segue in tutto, e di questo ne vado molto orgoglioso. Sono felice della squadra che mi ha fatto il mio presidente, perché la volevo così, volevamo una squadra di giovani bravi, e me li ha presi, di questo lo ringrazio, del mio direttore sportivo che me l'ha messa a disposizione, ma mi sembra che ci sia una negatività che non vada bene in questo momento, e quindi sono voluto intervenire per dirvi che invece io sono contento, felice, preoccupato, sono responsabilizzato dal fatto di tirare fuori questa situazione di risultati tutti insieme. Poi se una domenica metti Kukoc a 7 minuti dalla fine, lo metti 15 minuti dalla fine, magari stava già litigando in 5 minuti, ha litigato con tutti, lo metto prima, me lo buttano fuori, non c'è il contro. Io cerco di fare delle cose in panchina per dar vantaggio alla squadra. Se in quel momento lì, dopo che sono rimasti in 10, ho voluto vedere come si metteva a posto la squadra, quando stavo facendo entrare l'attaccante Bonino, Marco si è fatto buttare fuori, da lì a quel punto si è dovuto ricambiare tutto. Però a livello di prestazione, a livello di gioco, a livello di immagine, credo che Livorno stia facendo qualcosa di importante, di positivo, e siamo lì a tre punti da quella che è considerata un ospite in questo campionato, che è il Cagliari. Per cui io continuiamo a lavorare, mi piacerebbe ci fosse positività, che questi ragazzi continuassero a lavorare, e credo che essere a 13 punti sia qualcosa di importante. Ecco, questa è una premessa che volevo fare, perché credo sia giusto, e considerate che io analizzo sempre, cerco di analizzare anche con molta franchezza e molta onestà. È chiaro che abbiamo una situazione difensiva che va messa a posto, e i ragazzi lo sanno per primi, perché ci siamo confrontati lunedì mattina, abbiamo parlato e dobbiamo metterla a posto, perché una squadra che vuole vincere il campionato deve avere anche una solidità difensiva. Considerato che a me manca anche Emerson, perché quando si deve parlare si deve anche parlare. Emerson è un giocatore importante, è un uomo importante, e quindi 4 giocatori così importanti, una squadra così giovane, credo che sia tanta roba, ma spero di recuperarli al più presto.